Tra poco, Terra di Marca. Scopri un nuovo modo di abitare la tua casa, nel rispetto dell'ambiente, in spazi personalizzati di prestigio che garantiscono isolamento acustico e risparmio energetico. Scopri un nuovo modo di vivere la tua giornata, orientato alla convivenza, senza trascurare la tua privacy. Scopri Edilmolini, piccoli grandi gesti di quotidianità. A Cingoli, il 17 giugno 2011, la decima edizione dei Giochi Senza Barriere. Ben ritrovati amici di Terra di Marca, in apertura al nostro magazine televisivo i festeggiamenti del 2 giugno, giorno in cui si celebra la festa nazionale della Repubblica. Un giorno che afferma anticipato un'altra storica inaugurazione, quella della nuova prefettura Palazzo Caffarini Sassatelli. Vediamo! La provincia di Fermo, con la sua nuova prefettura, festeggia per il primo anno la cerimonia del 2 giugno, la festa della Repubblica. Tante le autorità in Piazza del Popolo, i 40 sindaci rappresentanti tutto il territorio provinciale fermano, Sua Eccellenza il prefetto di Fermo Emilia Zarrilli e le associazioni combattentistiche. Nella 65ª festa della Repubblica, noi prefetti siamo, come di consueto, impegnati nella celebrazione dei valori democratici repubblicani. Una festa che è proseguita in Piazza del Popolo ed ha visto protagoniste le scuole del territorio fermano che si sono esibite con letture dedicate all'Italia. Il 2 giugno è stato infine celebrato nel Palazzo della Prefettura con Sua Eccellenza Prefetto di Fermo Emilia Zarrilli. La nuova prefettura di Fermo è pienamente operativa. Questa mattina c'è stato il taglio del naso, la presenza del prefetto di Fermo Emilia Zarrilli, del sottosegretario all'interno onorevole Nitto Palma e del prefetto coordinatore di tutte le prefetture italiane Giuseppe Amoroso. Ho detto nel dare il mio augurio che è stato per me un momento emozionante questo, proprio perché credo che la cosa più bella che possa avvenire è dare un presidio in più a un territorio che, e l'ho visto oggi, se lo aspetta, lo desidera questo dialogo e questo discorso con le istituzioni. Trovo particolarmente significativo che il nastro sia stato tagliato oggi, cioè all'indomani del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, perché il prefetto in fin dei conti questo è quello che rappresenta e questo governo è perfettamente consapevole del fatto che più si amplia la parte di decentramento, più si va verso uno Stato regionale o federale che dir si voglia, sempre più importante è il ruolo del prefetto sul territorio. Ed ora ci spostiamo ad Ascoli, in sede CIP, dove nei giorni scorsi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli ultimi dati sulla Customer Satisfaction. Dati che hanno evidenziato come la CIP, società che gestisce sia il servizio idrico che quello di depurazione, sia un'azienda vicina al proprio utente e soprattutto al proprio territorio. Vediamo!
Rilevare i bisogni ed il livello di soddisfazione della propria utenza. È la cosiddetta prova del 9 che ogni azienda dovrebbe affrontare per potersi migliorare e per poter imboccare la strada della crescita e dello sviluppo. Una prova che anche quest'anno la CIP, azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato e quello della depurazione, ha superato brillantemente. L'ultima analisi sulla customer satisfaction ha infatti evidenziato una situazione aziendale estremamente positiva, con indici di gradimento al di sopra della media nazionale. Una prova inconfutabile, supportata dai dati che sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dal dottor Raffaele Travaglini. Alla luce di quelli che sono stati i dati emersi nel corso della conferenza stampa, qual è la percezione che il cliente ha della CIP? Le indagini che abbiamo effettuato è sostanzialmente su due macro aree, una sul servizio prodotto fornito e un altro sulla relazione. In entrambi le aree indagate i risultati sono stati lusinghieri, in particolare per quello che riguarda la relazione abbiamo il 98% che è stato soddisfatto della risposta e della tempestività nella risoluzione delle problematiche poste dalla clientela al servizio telefonico e quindi sostanzialmente al servizio clienti. E questo è un aspetto molto lusinghiero che insieme al fatto che oltre 9 persone su 10 dicono che i problemi, che quindi le problematiche che avevano individuato sono state risolte completamente dall'azienda con un contatto diretto. E l'altro aspetto importante è relativo anche al fatto della reputazione che ha l'azienda. Anche qui un risultato di oltre 9 persone su 10 ritengono che l'azienda svolga un ruolo importante nella salvaguardia del patrimonio ambientale, nella sostenibilità della risorsa idrica in generale ed anche come volano, come fattore di sviluppo nel territorio e negli aspetti sociali ad esso connessi. E quindi anche questo è un ulteriore indicatore che l'azienda ha ottenuto delle ottime performance per tutto il territorio e la società nel suo complesso. Risultati estremamente soddisfacenti quelli raggiunti dalla CIP, sia sul fronte degli operatori economici che degli utenti privati, in cui ha giocato un ruolo chiave il servizio di call center. Buongiorno, sono Katia. Cosa posso fare per lei? Mi dice il codice cliente. Il servizio clienti si occupa di varie attività, a partire dalle letture, quindi il rilievo dei consumi, la fatturazione, quindi l'emissione delle bollette, la gestione del contenzioso, il recupero morosità e la gestione degli incassi e il rapporto diretto con il pubblico, con la clientela tramite il servizio telefonico cliente, che è un clienti, che è un numero verde gratuito che è operativo 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno per quello che riguarda la segnalazione guasti, mentre invece per quello che riguarda le pratiche amministrative è operativo dalle 8 di mattina alle 20 di sera, da lunedì al sabato. Un'azienda vicina al cliente e a portata di cliente, grazie ad un processo di informatizzazione meno burocratico, semplice e trasparente, messa a servizio dell'utenza. Il sistema informativo territoriale si è preoccupato di riportare sul computer, sul supporto informatico, tutti i dati delle infrastrutture idriche e fognarie gestite dal servizio idrico integrato, dalla sorgente fino all'utenza, in modo da poter gestire e interrogare i dati direttamente dall'ufficio e mettendoli a disposizione agli altri enti predisposti per il controllo e volendo anche all'utenza via web. Un elevato livello qualitativo raggiunto in termini di servizio, di relazioni con il pubblico, di reputazione e soprattutto di prodotto incentivato all'interno della CIP? Ritengo che va messo in evidenza un aspetto importante. Questo è un ente pubblico che come ente pubblico dà un servizio ottimo ed è la dimostrazione che tra pubblico e privato, laddove c'è professionalità, attenzione, tensione e amore per la propria professione, possono uscire degli ottimi risultati come avete potuto verificare questa mattina. E perfettamente percepito all'esterno della CIP. Parliamo di acqua, lei beve acqua della bottiglia o del rubinetto? Io quella del rubinetto, se si conosce questa del rubinetto viene dei Sibilline, acqua buonissima. Insomma. Io preferisco l'acqua del rubinetto. Ecco, come mai pensi che comunque ci sia una corretta informazione per quanto riguarda la provenienza dell'acqua che appunto esce dal rubinetto qui da noi?
Beh, io penso che comunque la provenienza sia facilmente reperibile, diciamo, quindi sia un'acqua sicura come quella imbottigliata, comprata al supermercato. L'acqua di rubinetto, facendo chimica, ho svolto alcune analisi e quindi queste qui in zona sono abbastanza pulite. No, sicuramente quella del rubinetto è più che buona. Acqua di rubinetto, da sempre. Più sicure sono quelle che controllano i comuni, no? In bottiglia chi lo sa che acqua c'è dentro, capito? Rimane tanto tempo chiuso, capito? Dopo, acqua se sono sempre chiuso, dopo non è buono per bere. Secondo me, di logica, sarebbe meglio l'acqua dal rubinetto. E quando nel territorio ci sono aziende che funzionano come la CIP e che pensano alla depurazione delle acque reflue, non è poi un caso che dalle nostre parti ci siano diverse località balneari insignite della bandiera blu. E tra queste c'è Porto San Giorgio, una cittadina che ha voluto festeggiare il 12° riconoscimento della bandiera blu con tutta la cittadinanza, con una grande festa che ha visto i bambini protagonisti. Vediamo il servizio. Giorgio e 12 anni di bandiera blu, 12 anni consecutivi, un traguardo non indifferente. Assolutamente sì, un traguardo non indifferente perché poi in questi ultimi anni siamo ancora cresciuti. Siamo bandiera blu d'eccellenza, vuol dire tra le prime località in tutta Italia. Questo perché? Perché abbiamo sempre implementato i servizi, dalla raccolta differenziata alla ciclabile, la pulizia in generale del territorio, i servizi per i bagnanti, ma soprattutto bisogna dire che è aumentata la sensibilità dei cittadini, quindi questo è un riconoscimento per i sangiorgesi attraverso noi a tutto il territorio della provincia. Siamo in compagnia di Paolo Pompei, assessore all'ambiente del comune di Porto San Giorgio, una cittadina che per il 12° anno consecutivo ha ricevuto questo ambito riconoscimento della bandiera blu, un traguardo non indifferente. Sì, per la 12ª volta abbiamo conseguito la bandiera blu d'eccellenza che per Porto San Giorgio è importante e l'abbiamo ritirata alla presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. E non ci dimentichiamo poi che anche come approdo siamo bandiera blu per il 12° anno. Ecco, un riconoscimento che il comune di Porto San Giorgio ha voluto festeggiare coinvolgendo l'intera cittadinanza, in primis proprio i bambini. Assolutamente sì, ogni impegno va compiuto per i nostri ragazzini, vanno aiutati, vanno sensibilizzati, vanno stimolati e sicuramente vederli coinvolti nelle tante iniziative a cui partecipiamo, da Lega Ambiente a tutte le altre associazioni che si occupano di qualità ambientale, credo che i segnali di promozione ci siano e vedo dei bambini che crescono bene, sai, non dimentichiamo che abbiamo la bandiera verde, siamo spiaggia ideale per i bambini, quindi qualcosa significherà. Sì, perché per noi la festa della bandiera blu è un momento anche didattico, perché durante l'anno coinvolgiamo i bambini con le loro manifestazioni ambientali, tipo puliamo il mondo, spiagge e fondali puliti e la festa dell'albero. Quindi è importante coinvolgerli perché è la festa loro, ci aiutano anche con queste manifestazioni a conseguire questo vessillo. Porto San Giorgio è una cittadina particolarmente attenta alla pulizia quindi del mare, dell'acqua, della sabbia e non solo, perché è una cittadina che cura molto tutto l'arredo urbano e dell'ambiente. Sì, perché per noi, per me è un messaggio anche di turistico, il fatto comunque di poter, come assessorato all'ambiente, tenere in ordine e pulita la città e anche presentarla in un certo modo, quindi importante la bandiera blu, importante averla per, appunto, per, come messaggio turistico di questa città che è una città d'eccellenza dove si può venire al mare e dove il mare e la spiaggia sono puliti. L'estate sta arrivando ed è tempo di vacanza. Ma quali saranno le mete di svago e di relax scelte dai marchigiani? Scopriamolo insieme nel prossimo servizio. Si avvicina l'estate, iniziano i preparativi per le vacanze, siamo andati a chiedere ai marchigiani cosa faranno in quest'estate 2011. Sentiamo. Allora, programmi per quest'estate?
vacanze con gli amici. Dove? Quale località state pensando? Estero, ma non sappiamo di preciso dove. Più mare, non sappiamo ancora il posto, però più mare penso. Quindi mare all'estero? Sì. Allora, programmi per l'estate, vacanze o lavoro? Vacanze sicuramente, lavoro spero poco. Ecco, dove hai intenzione di andare, con chi, amici? Spero amici o ragazza, però meta ancora niente, destinazione ancora non sappiamo. Allora, programmi per quest'estate, vacanze, cosa stai preparando? Sto studiando, quindi nessuna vacanza, dovrei lavorarmi a novembre e quindi studio. Quindi resterai in zona perlomeno per il mare? Sì, no, il mare poco, montagna casomai. Quindi comunque la tua meta sono le Marche? Sì, le Marche. Allora, programmi per quest'estate, vacanze, lavoro, qualche meta preferita? Fine estate in vacanza in Spagna. Come mai fine estate? Nel senso perché comunque i prezzi scendono? No, per il momento non posso muovermi perché devo studiare e poi lavorare, perciò fine estate. La Spagna come mai? Perché ti piace il paese? Perché unisce mare? L'Erasmus in Spagna. Quindi la conosci? Sì. Quindi vai a trovare gli amici? Sì. Progetti per questa estate, località straniere, lavoro, quali, insomma, come si sta organizzando? No, quest'anno purtroppo, data la situazione che onestamente non è delle più rose, almeno per il nostro settore, sicuramente resteremo nelle nostre zone. D'altronde io abito a Porto San Giorgio, quindi onestamente qualche giorno in spiaggia ce lo permettiamo, però sicuramente non andremo a fare viaggi all'estero o in località più rinomate. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, con una cerimonia al Teatro dell'Aquila, ha voluto ricordare i 100 anni del Vittoriano, lo storico monumento nazionale romano che fu progettato da un architetto marchigiano, Giuseppe Sacconi. Vediamo. Siamo con il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Amedeo Grilli, per parlare di questo evento. Nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, la Fondazione Cassa di Risparmio festeggia i 100 anni dell'Altare della Patria di Giuseppe Sacconi. Lo fa con un volume che racconta la storia di un fermano, possiamo dire, tra virgolette. Di un grande architetto marchigiano che è nato a Montalto, è venuto a Fermo, si è formato a Fermo, dopo una lunga permanenza qui nella città di Fermo si è recato a Roma, ha vinto un concorso nazionale e ha progettato questo monumento. Un monumento discusso, con alterne vicende, una storia lunghissima. Noi lo tiriamo fuori questa storia, la consegniamo ai giovani. Oggi tutte le scuole della provincia di Fermo e di Montalto Marche, perché era nativo di Montalto Marche, sono stati invitate qui al Teatro dell'Aquila e consegniamo una ricerca fatta dal professor Mariano dell'Università Politecnica delle Marche, che documenta, racconta, descrive questa storia straordinaria di Giuseppe Sacconi a Roma e il monumento a Vittoriano. Il logo della manifestazione di oggi, fatta dall'artista Ugo Nespo, è un logo che racconta i pezzi di questa Italia messi insieme in un ponte ideale tra Fermo e Roma, 100 anni, proprio oggi, il 4 giugno del 1911, si inaugurava con grande concorso di folla a Roma questo monumento progettato dall'architetto Sacconi. Sacconi è una figura di fatto marchigiana a tutti gli effetti, che da Montalto è venuta nel Fermano per poi andare a Roma, quindi ha portato la marchigianità in Italia e in questo caso è diventato il simbolo dei 100 anni dell'Altare della Patria e dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. È una personalità sicuramente di spicco, una delle maggiori, se pensiamo nel periodo dell'Unità d'Italia fino, diciamo, al primo cinquantenne. Professore, la figura del Sacconi, simbolo della marchigianità all'interno dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Certamente, è un caso più unico che raro trovare un personaggio che nell'Ottocento, venendo da un piccolo paese come Montalto, riesce a conquistare addirittura l'onore di costruire il più importante monumento dell'Unità d'Italia. È un monumento
criticato nel mondo, ma ormai unanimemente accettato, e fa parte della storia di chi, come me, un po' si considera romana, perché 30 anni a Roma e l'altare della patria è un riferimento certo e sicuro. E oggi è importante che i ragazzi delle scuole sappiano questo percorso storico di questo monumento, perché è stato voluto, cosa voleva simboleggiare, cosa voleva inneggiare, e l'amore di patria che ha voluto questo monumento. Ed ora diamo la parola al nostro Paolo Paoletti per una panoramica sui principali fatti di cronaca della settimana finite sulle prime pagine dei quotidiani. Vediamo. Grazie della linea, allora andiamo a conoscere le notizie più importanti della settimana tramite i tre quotidiani locali, Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino e Messaggero. Iniziamo parlando di turismo, Dustin 5 sensi in 5 scatti, Dustin Hoffman è stato confermato come testimone della nostra regione, la prossima campagna pubblicitaria vede protagonista anche un musicista, Bryan Adams, nella veste di fotografo che immortala Dustin Hoffman nel tema dei 5 sensi, quindi un viaggio nella regione attraverso la gastronomia, l'arte, la musica, i vini e i paesaggi. Continuiamo a parlare di cronaca regionale, questa volta però per parlare di occupazione di settore calzaturiero. La scarpa torna a volare, l'occupazione no. Calzaturiero risale la china, i mercati internazionali rispondono ma il lavoro non cresce. Vediamo brevemente le cifre del distretto calzatura nelle Marche. 3.000 sono le aziende che fanno l'impero del calzaturiero, 38.000 gli addetti ai lavori. 2,5 miliardi del business, l'80% è la quota legata all'export, quindi insomma i dati, nonostante non abbiano ancora influenze sul mondo del lavoro, risultano in crescita. Cambiamo ancora pagina, fermo si insedia il Consiglio Comunale, lo scorso sabato 4 giugno c'è stato appunto il debutto, andiamo a vedere anche l'intervista fatta proprio nell'occasione al sindaco di Fermo, Nella Brambatti, vediamo. Un consiglio che dovrà lavorare in maniera seria e costruttiva. Io capisco che ci possano essere anche dei momenti dialettici, ma i momenti dialettici devono essere funzionali ai risultati. Quando la polemica è fino a se stessa non produce assolutamente nulla, ed è quello che io ho evitato in campagna elettorale e che dovrà essere assolutamente evitato, se no improibito il Consiglio Comunale. E torniamo alla rassegna stampa per parlare di cronaca. In questi giorni sono stati numerosi purtroppo gli incidenti mortali, tra quelli più gravi quello registrato a Petriolo, dove sono morti due ragazzi di origine pakistana, ecco qui vedete il titolo, erano in quattro, festeggiavano la fine della scuola, l'auto si è schiantata contro un muro, sono deceduti sul colpo i due ragazzi di 19 anni. Cambiamo argomento, passiamo allo sport per andare ad Ancona, Società e Comune. Prove di disgelo, iniziano le trattative, incontro con l'assessore Brisighelli e poi con il sindaco Gramigliano per la cittadella sportiva, quindi in fermento lo sport anconetano. Infine concludiamo con gli spettacoli, invasione di teenager per Emma a Porto San Giorgio, comitive anche da Campobasso per il concerto di debutto della cantante nata dalla scuola di amici al Pala Savelli di Porto San Giorgio. È tutto per la rassegna stampa, linea che può tornare allo studio, grazie. Armonie della sera. È questo il titolo del festival itinerante da camera che porta ogni anno la grande musica nei più suggestivi luoghi delle Marche. Il cartellone della settima edizione è stato presentato dallo staff dell'associazione Marche Musica, presieduta dal direttore artistico Marco Sollini. Vediamo il servizio. Presentata la settima edizione di Armonie della Sera, il festival di musica da camera itinerante che abbina la grande musica d'autore alle bellezze del nostro territorio marchigiano. Un evento che toccherà tutte le città più suggestive della nostra regione, dalle grotte di Frasassi al Colle dell'Infinito di Ropardi, partendo con l'anteprima sabato 11 giugno presso la chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo. Abbiamo sentito il presidente e direttore artistico del Festival Armonie della Sera, il maestro Marco Sollini.
Sì, una visibilità che diciamo va sul nazionale e oltre, perché il patrocinio di media partner come Rai Radio 3, che mandano a livello di circuito Euroradio, quindi in tutta Europa, i concerti di Armonia della Sera, e poi Radio Vaticana, che anche su internet diffonde a livello internazionale i concerti, e da quest'anno anche la diffusione addirittura integrale di qualche concerto. Avremo il concerto dello scorso anno diffuso in integrale su Classica, su Sky, accanto ai festival più importanti del mondo. Vuol dire sicuramente avere una grande visibilità che va ben oltre la nostra regione. Siamo con l'assessore alla cultura della provincia di Fermo, Giuseppe Bondon. Allora, assessore, Armonia della Sera torna alla sua 7ª edizione, musica, il linguaggio universale della musica e la valorizzazione del territorio provinciale. Sì, è un felicissimo matrimonio di bellezze, la bellezza della musica, di una musica di altissimo livello dal punto di vista artistico, raffinatissima nella programmazione, e la valorizzazione dei luoghi belli del territorio fermano segnatamente, e poi di quello marchigiano in genere. E siamo con il sindaco di Ponzano di Fermo, Gabriele Romanelli, nonché membro del direttivo di Marche Musica. Armonia della Sera è arrivata alla 7ª edizione, è partita proprio da Ponzano per poi allargarsi alla regione a livello nazionale ed ora anche all'estero. Sì, siamo partiti nel 2005, quindi oramai è un festival consolidato nel panorama delle iniziative di musica classica, e per me è un piacere il fatto che una piccola realtà come Ponzano possa aver dato i natali a questa rassegna. Sì, dobbiamo mettere in campo mille di queste iniziative fondamentalmente, perché queste sono le risorse di cui disponiamo e che dobbiamo valorizzare. Quando dico molto modestamente, secondo il mio pensiero, che l'investimento in cultura sarà quello che ci risolleverà dalla crisi, credo che noi qui più di chiunque altro abbiamo da investire in questo senso: enogastronomia, turismo, paesaggio, cultura. Cosa di meglio della rete messa in campo da Armonia della Sera, con una musica di alto livello e con i paesaggi del nostro territorio da valorizzare? Ed anche questa puntata di Terra di Marche è giunta al termine. Media TV, per ampliamento del proprio organico, sta cercando nuovi collaboratori. Allora, se siete interessati, potete inviare il vostro curriculum a commerciale@mediatvcom.it. Come sempre, amici, vi rinnovo l'appuntamento per venerdì prossimo. Vi ricordo anche che potete seguirci in streaming su www.mediatvcom.it. Ciao! Scopri un nuovo modo di abitare la tua casa, nel rispetto dell'ambiente, in spazi personalizzati di prestigio che garantiscono isolamento acustico e risparmio energetico. Scopri un nuovo modo di vivere la tua giornata, orientato alla convivenza, senza trascurare la tua privacy. Scopri Edilmolini, piccoli grandi gesti di quotidianità. A Cingoli, il 17 giugno 2011, la 10ª edizione dei Giochi senza barriere.